campana suona per Billy, ma nel giorno più triste, quello dell'addio, chi lo conosce bene sa che i rintocchi sono solo il richiamo a un'altra avventura. C'è la squadra di calcio degli Angeli che lo aspetta, serve un preparatore atletico, uno bravo, che osa Don Alessandro nella sua omelia. Per William Marcuzzi, per tutti semplicemente Billy, un'altra tappa del viaggio da Marco Polo del calcio. Pur rimanendo con la Triestina nel cuore, nello staff fino all'ultimo, dopo esserne stato il punto di riferimento negli anni 90, si è occupato di far rendere al meglio calciatori di tutto il mondo, dalla Cina all'Iran sino al Gabon, per poi tornare a casa. Ora, per tutti quelli che l'hanno conosciuto e apprezzato, serve un'altra preparazione, quella più difficile per la famiglia e gli amici, quella al distacco da un uomo così speciale. Un preparatore atletico alle spalle chi l'ha preparato, chi l'ha fatto crescere nel modo migliore, chi l'ha sostenuto, gli ha dato la capacità di dare il meglio di sé alle persone che ha incontrato. Oggi tutti noi abbiamo bisogno di un preparatore atletico super che ci faccia sconfiggere la tristezza della quale la scomparsa improvvisa di Billy ci ha messo. E allora Signore, fai tu questa preparazione. C'erano tutti a salutarlo, dalla Triestina al San Luigi, dai ragazzi del Monfalcone ai tanti incontrati sull'erbetta del campo d'allenamento. Dall'ex allenatore dell'Unione Pavanel alla bandiera Allegretti e non poteva mancare il sindaco di Trieste di Piazza. Lascia tanti insegnamenti, migliaia di aneddoti e un modo di lavorare che ha sempre messo al centro la persona, prima dello sportivo, sempre con quel sorriso vero stampato sul volto. E quindi a mente mi è comparso subito il suo sorriso che penso anch'io ho avuto la gioia di incrociare in qualche occasione, forse l'inaugurazione del campo di Giarizze o un altro momento, ma non mi è potuta scomparire quell'immagine dal giorno con cui abbiamo parlato assieme.